Buonasera a tutti i telespettatori di Calcio d'Elite. Ovviamente non avremmo voluto iniziare così questa puntata, eh, però era doveroso un saluto a Pier Mario eh, Morosini. Avremmo voluto sicuramente iniziare con qualcosa di, di più bello, però ci stringiamo a, alla famiglia che gli è rimasta, ai cari e, e, a, e a chi. Sì, io voglio dire qualche parola su Pier Mario. Io lo. Vorrei ricordarlo come l'ho visto l'ultima volta in campo col sorriso, perché ho sentito tante cose in giro che io dico solo che sono vicino alla famiglia e tutti gli sportivi, gli amici in questo momento che è un po'. Momento critico, ecco. Questo Un momento dire. difficile. difficile sì. Non ho fatto in tempo a presentare però il mio compagno di viaggio della serata, Lorenzo Buffon. Sì, Lorenzo Buffon, nato a Susans, comune di Maiano, ci tengo a dirlo. Come dire l'anno? 1929, 19 dicembre. 19 dicembre. L'altro ieri. Esatto. <ride> no, ci tengo a dirlo perché sono nato pochi chilometri da Udine. E la mia squadra preferita è sempre stato il Milan. Ho fatto dieci anni al Milan. Beh, qualche difetto lo deve pure avere anche lei, no? Sì. Io ho mille difetti, ma i difetti fanno parte dei, dei, del carattere di una persona. Per me. E niente, scusi eh, se continuo. Prego, prego. E voglio dire che dopo lo, il Milan, è logico, faccio il tifo per l'Udinese. Eh, perché io mi ricordo un anno che Ero in prestito al Genova e giocavo Genova contro il Palermo e se perdeva il Palermo e l'Udinese si salvava. E io all'ultimo minuto ho, ho parato un rigore che ha permesso all'Udinese di, di rimanere. Questa è stata la più grande gioia, come, come friulano. Ecco, allora mi ha già anticipato una risposta, volevo chiedere qual era forse una delle più belle parate sicuramente quella si ricorda. Sì, ehm, per chiudere, comunque senza fare polemiche, l'argomento di prima. Ehm, ai suoi tempi c'era prevenzione, c'erano visite mediche fatte in un certo modo? Beh, sì. eh, perché insomma degli eventi anche all'epoca. Io parlo, all io parlo su, sulla mia pelle. Quando calcasticamente io sono nato alla Tisana, all'oratorio di la Tisana. Quando sono andato al Portoguaro ho fatto le visite mediche complete e le prime cose che mi hanno visitato sono state le mani. Le <ride> tutte e due. Erano fondamentali, no? Sì. E poi al Milan lo stesso, sicché sì, le visite mediche. E poi so, eravamo sempre sotto controllo, perché anche allora si faceva due allenamenti al giorno, uno al mattino e uno al pomeriggio. I recuperi, tutto quanto eravamo molto controllati. Io ho avuto la fortuna di giocare in grandi squadre, anche questo vuol dire, magari, eh, però, vuol dire, insomma... sì. però io penso che adesso. Sono sotto controllo tutti, senza fare nessuna polemica. Sì, beh, assolutamente, eh. anche perché eh, purtroppo ricordiamo che anche all'epoca sono successi, successi per, eh. per sfortuna dei fatti. Ma sì, eh. Sono successi anche nei ragazzini, nel settore giovanile, eh. certe non, non non si cancellano, certo. non si possono sapere certo, nemmeno. Certo. Eh. E qualcuno poi ha detto, magari, effettivamente, adesso rispetto ad un tempo giochiamo tanto, eh, siamo ecco, spesso sotto pressione. Può eh, essere una. più stress, questo sì, perché il calcio di adesso è diventato più veloce, diciamo così, e per me si gioca troppo. Beh, io facevo la Coppa dei Campioni, giocavo mercoledì e domenica, e, però in generale adesso tutte le squadre giocano troppo e, e c'è troppo stress tra le televisioni, uno va in campo è sempre teso, ecco. è sempre teso e anche, durante, sempre durante, anche nella vita privata. Sì, sì, è vero, è, vero non eh, è Questo è il fatto. Ecco, ecco nella vita privata c'era ehm, meno gossip al, ai suoi tempi no, oppure la seguivano anche con la No, no, volta? no, era, era peggio di adesso. Era peggio di adesso. <ride> Perché io mi ricordo che dopo le nove... Non si poteva andare in giro, se Ad... mi pescavano in qualche night di qua, di là, in qua a ballare... subito multa. usciva la notizia sul giornale. E multe. E multe. Chissà se Nicola Binda da Milano può confermare questa cosa. Nicola? Ciao Sara, buonasera al tuo ospite e a tutti gli ascoltatori. Ciao Nicola. Senti, Lorenzo Buffon mi diceva che anche ai suoi tempi eh, il gossip regnava sovrano. Cioè, se lui usciva dopo le nove di sera per andare al night, pagava la multa e eh, usciva sul giornale. Eh. Ai tuoi o ai suoi tempi? Ai suoi, suoi tempi! Ai miei tempi, eh! Ai suoi tempi! Anche io i miei anni, però, con tutto il rispetto, ne ho qualcuno in meno del, di, di Lorenzo Buffon. Eh, <ride> però, certo, certo, d'altronde la curiosità della gente è sempre stata forte. È forse, sempre esistita, e quindi, no? E quindi negli anni poi è un po' degenerata, però sicuramente anche allora... Quando un calciatore è pagato da una società, la società pretende che il calciatore faccia solo il suo dovere, quindi è normale che ci sia sempre un po' di attenzione particolare. È giusto, no? Era giusta comunque questa attenzione, Lorenzo. Senz'altro. Eh, eh, sì. Un professionista eh, eh, deve essere tale. Eh sì, eh. Poi eh, eh, dicono, almeno i tifosi dicono, eh ma... Tu uh, avevi qua, là, avevi, facevi qua, facevi là, niente, non si poteva fare niente. Prima di tutto devo dire una cosa, io ho fatto 16-17 campionati di Serie A e mi reputo un fortunato anche. Però se alla sera andavo fuori e stavo fuori fino alle due a mezzanotte, dopo due anni sparivo. Sicché bisognava fare sacrifici come in tutti i campi. Come in tutti i mestieri. no? tutti i mestieri, bisognava. Non si può, le cose facili non esistono, ecco questo voglio dire. E voglio dare anche un consiglio ai giovani, che le cose facili non esistono. In tutti i campi che uno fa e si mette a fare... E prova, sì. Ci sono delle regole da rispettare, da rispettare. e eh, sì, da mettere. per riuscire anche. Assolutamente. Eh, saggia, ecco, infatti, Nicola, hai qualche curiosità? Magari eh, vuoi sapere qualcosa dal, da parte di Lorenzo, viste le tante esperienze fatte sul campo e no, fuori? No, ne, ne avrei tante, tante curiosità da, da chiedere, ma proprio per rimanere in tema di gossip, mi piacerebbe sapere cosa, sì. dopo la sua esperienza personale, cosa... Cosa ha pensato quando il suo nipote eh, Gigi, eh, che ha fatto la sua stessa carriera da portiere, anche lui ha sposato una, una stella del mondo dello spettacolo? Ecco, noi non sentivamo bene, però sì. adesso gli ripeto la domanda. Sì. Allora, era curioso di sapere, sempre restando nel gossip, sì. eh, di, di, di come ha vissuto il fatto che anche suo, il suo parente Gianluigi Buffon abbia sposato eh, una ragazza che sì. fa parte del mondo dello spettacolo. Si vede che è un male di famiglia. <ride> no, è scherzo. Prima di tutto fessori, faccio. Eh? Voglio fare i complimenti non, a Gigi, eh, perché eh. ci siamo visti le, poco tempo fa, sì. ho fatto delle foto. Sì, a sì. E niente, per me la continuazione anche del mio nome, siamo lontani parenti, perché mio nonno e suo bisnonno erano cugini, mm -hmm. voglio dire, perché hanno detto uh, tante cose. Sì. Eh, sì, siamo parenti ai nel ceppo è quello perché mio nonno è nato pertegato di Latisana e suo nonno è nato a Pertegada di Latisana ecco, ma sono parenti erano, e voglio dire che Zizi a parte il mio nonno eh che sì. quando giocavo io è il miglior portiere del mondo ecco, questo le faccio i complimenti certo, veramente certo. a Gianluigi, ecco, voglio dire questo che poi abbia io allora non lo chiamavo, non lo chiamavo le chiamavano le vallette eh sì. adesso sono le... le, le come si chiama? Non si chiama più Valletta no? le belline si è cambiato no. ne sono no? però io ho sposato una Valletta che poi faceva l'annunciatrice, anche Però ho sposato la seconda volta. Ho sposato una di Valdagno, eh? una Veneta, eh? è più bellina ancora, e ecco, più brava e ecco. più brava anche. Ecco, vedi? Quindi Nicola. Dai, veniamo a noi allora. Veniamo dai. a noi, e, ahimè, ehm, non so neanche come dirlo: nel senso che giustamente abbiamo deciso no, eh, che la rubrica questa settimana la, la, la scelta. Sì, non è, il caso, non è il caso questa settimana, visto quello che è successo sabato a Pescara, di stare a parlare di carezze, schiaffi al campionato, questa settimana in segno di rispetto per, per Mario Morosini. Abbiamo deciso che non è il caso di fare una rubrica così scherzosa, seria, ma comunque spiritosa. Eh, preferiamo fare un commento secco e stringato sul campionato. Ecco, infatti. Quindi adesso, prima della, della chiusura per la pubblicità, ci dedichiamo un paio di minuti a comunque sì. raccontare questo campionato. Sì. Beh, eh, ov ov ovviamente alcune partite non si sono giocate e quindi eh, è ancora un po' sfalsato. eh, eh sì, e ci sono: c'è il Torino capolista che adesso si ritrova con due partite in, in meno, meno, meglio, sì. una e mezza perché. Quella regina deve solo giocare il secondo tempo, e poi c'è tutta quella col Sassuolo suo da giocare. Esatto. Sono, quattro, sono quattro le partite mancanti eh, all'appello. E quindi solo quando queste quattro saranno giocate, visto che tre riguardano la zona promozione, potremmo tornare ad avere un quadro, un quadro più completo di sicuro. A oggi va detto che la candidatura del Verona per la promozione diretta è sempre più autorevole. Il Verona si è appunto infilato fra Torino e Sassuolo ed è lì. Accanto a Torino al primo posto e ha tutto il diritto di crederci, di giocarsela fino in fondo. Al tempo stesso anche la candidatura della Sandoria per i playoff si è fatta autorevole e la Sandoria sta bene, è stata, ha voltato pagina, ha cambiato faccia rispetto all'inizio della stagione, da gennaio in poi la squadra è cresciuta e migliorata e l'ultima vittoria sul Brescia è stata utile sia per il sorpasso sul Brescia stesso ma anche per arrivare a due punti dei play off. Se la Sandoria da qui alla fine vince tutte le partite va sicuramente ai playoff perché deve giocare anche col Varese quindi è sicuro che se, se le vince tutte è sicuro che lo, lo sorpassa. Però sono sette giornate e la Sandoria ha, ha diversi impegni difficili, mentre il calendario più facile, secondo me, c'è il Verona, che l'unico sconto diretto ce l'ha è con il Varese al Godi Quindi diciamo che il Verona è, lo vedo favorito. La Sandoria invece è un po' più difficile, però, viste le condizioni, vedo bene anche la Sandoria. Sì, comunque un campionato che continua ad essere abbastanza complicato, non c'è ancora nulla di scritto, tant'è che appunto. Certo, certo, eh, all'epoca eh. la Sampdoria l'avevamo un attimino eh, definita come una squadra che forse non ce l'avrebbe fatta, però eh, invece è, è, è lottando, lì e sì. no? sta lottando. E poi io sono contento per il Verona, perché il Verona sta facendo molto bene. Eh, eh. Infatti, eh. assolutamente, infatti lo dicevamo, eh. Eh, ci piacerebbe vederlo in Serie A. Per me sì. Senti Nicola, proprio un secondo prima di andare in pubblicità invece, prossimo turno che consigli? E eh beh, il prossimo turno ci sono, ci sono partite, partite, diciamo che non ci sono degli scontri diretti veri e propri, ma delle partite eh, decisamente interessanti, dei testa-coda molto rischiosi di questo periodo. Il verona crotone è sicuramente ha una trasferta molto difficile, un Verona con molti squalificati, eh, però la partita diciamo un po' più affascinante per vari motivi è Bari-Torino, secondo me, perché. C'è il ritorno di Gian Piero Ventura a Bari, e eh, in quel Bari con molti giocatori del Torino ex del Bari, e sappiamo che questi giocatori sono anche al centro di vicende extra calcistiche o comunque extracampo, legate alle scommesse, e quindi questa di, di sabato fra Bari e Torino sarà una partita molto delicata dal punto di vista emotivo perché. Appunto, eh, a Bari torneranno dei calciatori che adesso sono anche al centro del, della vicenda scommesse, Quindi è questa una partita molto molto delicata. Decisamente. Allora da seguirsi. Grazie, Nicola. Grazie a te, Sara. Saluto ancora con simpatia e tutti gli ascoltatori. Alla prossima settimana, grazie ancora. Mm, grazie a voi. Ci lasciamo per un attimo di pubblicità. E Lorenzo sì, continuiamo sì. dopo. Va bene. Eccoci di nuovo qua, sempre Lorenzo Buffon al mio fianco. Ma al telefono abbiamo già un, un ospite a sorpresa per lei, Edoardo. Pronto? Ciao! Sara. Ciao, Edo Edo Ciao Edoardo, Edoardo Busala, responsabile marketing del Porto Gruaro. Eh. Lorenzo, è qua. Adesso stavamo, abbiamo parlato nella prima parte un po' di calcio, ma adesso volevo conoscerlo. Eh, mi stava parlando durante la pubblicità, Edoardo, del suo passato anche come attore. Sì. Eh, insomma, ha fatto di tutto un po'. Sì. Io un, mando un abbraccio un saluto al campione Lorenzo Buffon. Non ti eh, sentiamo tutto... benissimo, sì. però eh, io, ogni no? tanto, io ogni tanto magari eh, gli ripeto che cosa, che cosa dici. Le mando un abbraccio al campione. Accettato, e <ride> forse porto guago, eh. Edoardo, fino adesso Sara, ma... mi senti? mi senti? Sì, ti sento. Edoardo, fino adesso eh, Lorenzo ha parlato più di, di calcio, però non gli ho permesso di presentarsi tanto. Me lo vuoi presentare tu? Mi vuoi raccontare com'è diventato portiere? Allora, io ho mandato un, un, un abbraccio a Lorenzo perché ho avuto l'onore di conoscerlo personalmente quest'anno. Eh, ho cercato il primo giorno arrivato a Porto Gruaro subito di lui perché volevo coinvolgerlo in tutto ciò che volevo, avevo in mente di fare qui a Porto Gruaro e lui mi ha aperto le porte di casa sua e le sue braccia. Lui è stato un grandissimo campione e io quest'anno l'ho scoperto. Eh, come anche persone come uomo. E quindi, non a caso eh, l'avete scelto come immagine del Porto Gruaro? Sì, per me è stato un onore e il Portocruaro eh, lo ha eh, riscoperto in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue forme, eh, dal punto di vista umano e dal punto di vista di sportivo e campione, il più grande che abbia mai avuto il calcio Portocruaro. Io, quindi lo ringrazio oggi pubblicamente, ma lo faccio tutti i giorni. Eh, lui eh, è diventato portiere eh, forse grazie anche alla sua passione di pittura quindi in questo momento noi stiamo lavorando per organizzare una mostra di pittura allo stadio Mecchia di Porto Gruaro eh, con l'occasione quindi io ringrazio e mando un saluto anche ad Armando Forni il suo biografo sta scrivendo un libro sulla vita e la storia di Lorenzo Buffon, e la persona che sta organizzando questa, questo progetto e il calcio portogolaro ad Armando e a Lorenzo sta dando un aiuto, un supporto organizzativo semplicemente, ma il progetto è sicuramente il loro. Perché una mostra di quadri? Un po' perché è la passione storica di una vita di Lorenzo Buffon, e sarebbe la prima mostra questa, e la facciamo in occasione dell'ultima partita di campionato allo Stadio Mecchia, ed è un po' una chiusura di un cerchio. Che a me piace raccontare. Se, eh, il cerchio sarebbe questo: Lorenzo Buffon ha fatto il portiere nella vita, forse perché aveva la passione della pittura. La storia è questa: lui faceva catechismo, faceva il chirichetto. È una storia che mi ha raccontato Lorenzo e, e io l'ho fatta, fatta un po' mia. La vogliamo eh, ascoltare da te, infatti? L Lorenzo faceva da giovane il chirichetto e eh, visto la, la passione che aveva il padre di dipingere dipingeva eh, durante le ore di catechismo eh, delle Madonne dei Santi e dipingeva benissimo. Don Giovanni, che era il parroco, era anche eh, il suo allenatore della squadra della parrocchia, quindi un'ora si faceva catechismo e l'ora dopo si giocava a pallone. Un giorno andò da Lorenzo e disse Lorenzo perché continui a giocare alla destra? Mettiti in porta che con queste mani magari ci salvi qualche gol. Forse perché era questo il problema di quella squadra e Lorenzo ha parato: ha parato più di qualche tutto. gol e da lì a qualche anno è, andato, è venuto qui al Porto Cuaro, la squadra che poi lo ha lanciato. L'anno successivo era il portiere titolare del Milan a 20 anni, e parliamo del 1949-50. Quindi Lorenzo, pittore, chirichetto, portiere, attore. Pittore di nuovo. Io da ragazzino ho cominciato a dipingere dato dove vivevo, nell'Oratorio della Tisana. Sono nato calcisticamente lì e, e, e ho avuto un grande maestro che si chiamava Don Giovanni Martini. Mi ha insegnato il, il catechismo, mi ha fatto il chierichetto. E siccome ha ragione Edoardo, che glielo ho detto, che ha detto, siccome hai le mani che dipingi queste immagini sacre perché non vai in porta così non prendiamo più gol e ha avuto ragione Don Giovanni Ha avuto Giovanni. ragione, sì, eh. vista la carriera poi Sì, in parte. perché dopo a 18 anni giocavo nel Portoguaro e a 20 ho giocato in prima squadra del Milan. Infatti, ha, ha ragione poi anche Edoardo di Portogruaro a eh, voler spingere per questa sua iniziativa, a far conoscere ma, a tutti io, i suoi ho, bellissimi quadri. A parte la Tizona che sono nato calcetica, ma devo molto al Portogruaro, perché è la squadra che mi ha lanciato in Serie A. Ecco Lorenzo, mentre parliamo, sì, ecco, allora, vediamo uno dei suoi seco. quadri. Sì, eh, beh, qui sono delle, delle bambine che studiano danza e questo quadro l'ho fatto un dieci anni fa. Perché io ho cominciato, ho dei quadri che anche ho fatto 40-50 anni fa certo. e non ho mai fatto una mostra. E adesso è arrivato il momento. E l'ho fatta, sai perché? Scusa, perché. ti do del tuo. Prego. Perché eh, il Portoguaro è stata la squadra che mi ha lanciato in Serie A. E io spero che mi lanci anche come pittore. Eh, eh, Hai capito? capito? Ma sarà sicuramente così, vero ecco. Edoardo? È vero Edoardo. È così. Noi eh, lavorando già per questa prima mostra vorremmo che, che sia una tappa e che il, il proseguo sia lo stesso percorso della carriera di Lorenzo Buffon. Stiamo lavorando sotto traccia perché finisca questa stagione qui a Porto Guaro con la mostra di Lorenzo Buffon e ne possa iniziare un'altra in Serie A a San Siro con la stessa mostra. Ecco, noi lo auguriamo eh, ovviamente eh, come prima cosa a Lorenzo di avere successo anche come pittore e Edoardo in bocca al lupo anche a voi visto che credete in questo progetto. Ricorda solo le date in cui possono tutti venire eh, a godersi questo spettacolo. Venerdì prossimo. Eh, il 27 eh, aprile verrà fatta l'inaugurazione in sala stampa dello stadio Mecchia alle ore 17. La mostra andrà avanti per tutto il sabato, dalla mattina alle 9, dalla sera alle 18. con la presenza di Lorenzo Buffon anche per il sabato. In occasione della partita di domenica, tutta la mattina la sala stampa sarà aperta per ammirare questa mostra. Allora mi raccomando, tutti i presenti, Edoardo, grazie mille. Ciao, ciao. Allora, colgo l'occasione per ringraziarti per, per dare sempre spazio alla, alla mia società, ogni puntata. Per lo noi fatto, è molto importante. Non serve ringraziare, lo faccio veramente col cuore. In bocca al lupo per manno il prossimo saluto, turno. Crepi, mando un saluto a Lorenzo, un grande campione e mio grande amico. È un onore sempre. Ci vediamo domani. E un saluto ad Armando Forni, ringraziandolo per la collaborazione e aver scelto noi per dare una mano a questo progetto. Grazie Edoardo. Ciao. Un saluto. Ciao. 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 Allora, praticamente il tempo è finito anche per oggi. Lei ha preso complimenti a destra e a sinistra, ma non serviva che glieli facessi io, non serviva che glieli facesse Nicola Binda, vero? No, e io voglio Eduardo. dire che io ci tengo, prima di tutto non sono un falso che diciamo così io ci tengo molto che le persone mi giudicano e dicono quello che ho che fatto, pensi? che pensano che faccio che e non io io ho fatto qua ho fatto là esatto. niente ci tengo molto e anche dico come pittore io non mi repito un pittore che poi dicono che sono bravino, però io ho lobby della pittura, questo perché non, ho fatto, nessuna, la... non ho fatto nessuna scuola di pittura. Io. Ed è questa la bellezza eh della sì. cosa. Quindi io sono anche contenta di inaugurare un angolino, anche se per oggi purtroppo, essendo il tempo finito, lo devo eh, fare in modo molto stringato. Eh, da questa settimana lanciamo il corner letterario. Io oh, propongo eh, con la redazione due libri a tutti i nostri telespettatori, molto interessanti. Uno di, un po' più di tattica e uno un po' più di uh, storia. Storia io... che appassiona di più. Eh. No? Lei ne ha una grandissima, aspettiamo di leggerla, grazie anche sì. ad Arturo. No, io le. Io... Prego. Dico il mio pensiero che devono leggerlo. Le... Assolutamente. Well. Allora, noi proponiamo questi due libri. Uno è Il maledetto United di David Pease, eh, mentre l'altro, invece, che si occupa eh, molto più di tattica e della storia, no? da come si è diventati eh, giocatori amanti del, del pallone a dei giocatori più tattici, La piramide rovesciata. Eh, sono due libri molto, molto interessanti. Tra l'altro, l'iniziativa, eh, se voi lo fate. <ride> velocemente potrebbe anche permettervi di eh, guadagnarvi uno dei due libri in omaggio. Quindi contattate l'indirizzo email che vedete in sovraimpressione, il primo che manderà l'email potrà ritirarlo eh, a titolo gratuito. Così magari, eh, visto che i nostri telespettatori vogliamo che siano appassionati di sport, ma non solo, ma che si appassionino anche di pittura e di letteratura, da questa settimana proponiamo il tutto. Lei quale preferisce? Tutti e due. Tutti e due. Perfetto. Tutti e due. Allora, Lorenzo, grazie mille per la Di disponibilità. Di niente, anzi è stato un mio piacere essere qui e in bocca al lupo all'udinese. Crepi e anche al cre... eh, sì, è be, è sempre, tour, no? Porto Giovanni per il bello. Ai nostri telespettatori sa so cosa auguriamo? Un buon campionato. Precisamente. Arrivederci alla mostra.